Mi presento, sono il Divino. In qualità di divinità di questo canale ti invito a passare da Instagram per ricevere i contenuti a me sacri. Inoltre, premi la campanella per ricevere ogni giorno i film. Buona visione. Salve a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in un video che non sia né macabro né tantomeno un'idea strampalata. Siamo qui quest'oggi con un fangame Pokémon Floral Tempus che non ho nemmeno controllato. Non ho idea di cosa sto andando a giocare, se non fosse che il primo episodio l'ho già registrato e mi è andata a puttare la registrazione. Quindi in realtà per il primo episodio so benissimo cosa fare. Volevo portarvi un video diverso rispetto a quelli che ho portato ultimamente. Un video più tranquillo, non è Crazy Lock, non è Nuzlocke, quindi non c'è nulla da sclerare. È semplicemente un Let's Play in cui andrò a commentare come mio solito, quindi ci iniziamo la nostra avventura. Bzz, bzz, quello che ho soprannominato Prof Magnemite, perché bzz, bzz, va in internal error ogni 3 secondi. Ciao, ah sì, sembra che siamo entrati in connessione. In connessione, quindi bzz, bzz sarebbe la connessione. Che brutti metodi che avete, madonna, siete rimasti proprio al 1990. Comunque signori, sono ancora in periodo di maturità, per chi se lo sta chiedendo. Questo video non so quando uscirà, fermi tutti. Io devo cercare di capire quale tasto mi permette di utilizzare il turbo. Perché prima ho messo in... non ce l'ho fatta, vabbè. Prima ho messo il turbo e non mi si è più fermato per il resto del video. Comunque, dicevo, sono in periodo di maturità, quindi i video saranno comunque non molto frequenti. E vedete, penso, un aumento di qualità se sono riuscito a registrare a 50 fps. Non perché ho cambiato computer, ma per il semplice fatto che sono riuscito a aggiustarmi con le meccaniche. Ciò non toglie che vorrò cambiare computer e aumentare la qualità del canale in generale, ma poi arriveranno dei video più specifici per spiegarvi le cose. Detto ciò, dobbiamo scegliere il nostro omino, quindi... Sì, scusa. Sono un cazzo di maschio. Ok, perfetto. Tra l'altro figura retorica della... Non so come si chiami. Allora, intanto c'è appena defunta la musica. Mettiamo il nostro nome in minuscolo perché noi siamo umili. Hashtag umiltà nei commenti, perché non siamo prepotenti, non scriviamo in maiuscolo e non vogliamo fare puro populismo. Perfetto, proseguiamo. Allora, spero che tu possa accettare l'orfanatrofio come una tua nuova casa. No, non posso accettare l'orfanatrofio come nuova casa, perché sì signori, siamo all'orfanatrofio. È una vita triste. E qua ci sono i drogati. Allora, fermi tutti. C'è una bella nebbiolina che, di cui non riesco a concepire veramente il senso, che pure straborda dai muri. Maledizione. Dove diavolo è finito? Spero che lui sappia che ho molto da fare. Finalmente in tempo, Venom. Pensi che... Non sai che io sono impegnato? Sì, sì. Comunque, hai soldi? Sì. In ogni caso, un altro lavoro per te. Vigor sta cercando degli oggetti in più. Vigor dovrebbe iniziare a pagarmi per loro. Che cazzo di nome è? Ok, perfetto, abbiamo un linguaggio molto tecnico. Che cazzo di nome è? In codice è Vigor, comunque. Allora, qual è il mio prossimo compito? Ti chiamerò. Wow, wow, wow! Dove sono i soldi? Nella scatola a sinistra, quella dovrebbe essere la tua. Ci manterremo in contatto. Ok, perfetto, abbiamo questa scena un po'... Un passo più vicino. Ok, abbiamo questa scena molto ambigua in cui non si capisce molto cosa stia succedendo. Sono in una casa affetta da fumi, dall'oppio proprio di prepotenza. Ok, perfetto. Siamo nella nostra casa, ci siamo svegliati bene così. Sì, grazie. Ok, perfetto. Allora, questa è la nostra casa, che non penso sia una casa, ma penso sia una stanza di orfanatrofio con un cazzo di cinema, perché si sa che gli orfanatrofi funzionano proprio così. Qua abbiamo i nostri cuscinetti. Allora, immagino che si debba andare a prendere il nostro bellissimo starter. Immagino, in realtà lo so, so cosa succede, perché l'ho già giocato sto maledetto gioco per la prima parte, visto che la registrazione ha deciso di andare insieme. In realtà io sto dando la colpa alla registrazione, ma la colpa è mia, ragazzi. Abbiamo qui i nostri due rivali, la risottare, c'è un risotto in testa. Questo è tipo la capigliatura di Neymar ai mondiali. Che penso... No, beh, ora... No, non sono finiti ora che carico sto video. Quanto ci posso mettere a editare? A proposito di editing, nel mentre ragazzi qua sono loro che parlano dell'orfanatrofio, sapete che io non sto qua a leggere troppi dialoghi, non è nelle mie corde fare un let's play in cui spiego tutto per dettaglio. Non sono Axo, quindi chiedo venia. Ok, allora, proseguiamo. Fatemi deglutire la saliva perché c'ho la salivazione forte. So che non ve ne fotte un cazzo, ma dettagli. Dicevo ragazzi, proprio per quanto riguarda il fattore dell'editing, il computer ha dei problemi gravi a livello di editing. Cioè, nel senso che io apro Sony Vegas, inserisco i file e il computer parte. Cioè, avete presente? Ma una discarica,
Una discarica. Il mio computer è una discarica. Tra l'altro io non ho acceso la luce dietro, quindi adesso farò una cosa molto professional. Illuminazione migliorata. E vaffanculo, non c'ho voglia di ripetere per la seconda volta sto video. Benissimo, usciamo dall'orfanotrofio e apprestiamoci a prendere il nostro starter con Mr. Capelli Rossi Pel di Carota, che sembra tipo un Groudon abortito, che ci porta dal nostro professore. È fantastico vedere, è fantastico sapere che voi tre siate rimasti in orfanotrofio per quasi 14 anni. Non penso che sia effettivamente fantastico stare in un orfanotrofio, però va bene così. Mi sento come un padre che guarda i suoi bambini lasciare il college e non stai aiutando a superare il trauma dell'assenza dei genitori. Professore, ci farà piangere. Mi mancherete tutti e tre molto. Ok, perfetto. Ragazzi, le traduzioni inglesi sono veramente complicate da fare al momento, quindi chiedo venia se mi inciampo in qualcosa, cerco di farvi capire il concept. Ah, questo è il momento sentimental in cui stanno piangendo tutti. Tra l'altro, ragazzi, per lo starter vedrete che ci sarà una cosa che non sta né in cielo né in terra. Però, vabbè, c'ho dei capelli orribili, non fatemelo notare nei commenti per piacere. Piuttosto, nei commenti scrivetemi delle domande per un futuro fact time ipotetico, che potrei prenderle da lì. E seguitemi su Instagram, perché gli altri fact time o comunque altre cose interattive di solito le faccio lì. Quindi se potete seguitemi. Detto ciò, mentre continuano a parlare degli starter, qui ci dicono che ci sono due Pokémon in più oltre agli starter che otterremo. Che ragazzi, purtroppo... Ah, il Pokédex, ok, perfetto. Dicevo, purtroppo sono Poplio, Rowlet, Litten e io vorrei uccidermi. Purtroppo quando ho preso questo gioco io non lo sapevo, altrimenti ne avrei fatto un altro. Detto ciò, stavo dicendo una cosa sensata. Ah sì, che ci sarà una cosa molto trigger per gli starter e che il professore ci promette che ce ne saranno altri due oltre ai tre che aveva selezionato. Purtroppo questa cosa qua non gioverà molto a nostro vantaggio. Detto ciò, direi di inviarci, non si dice, chiedo venia anche se mi inceppo con le parole, non registro dal Pleistocene. Allora, avviamoci, stavo dicendo, verso la prossima città, dove per l'appunto si otterrà lo starter da professore. Qua attraversiamo l'erba alta come se fossimo i Pokémon Master. Non abbiamo Pokémon, però di Pokémon non se ne trovano. Qui otteniamo una pozione e direi che possiamo proseguire. Spero che l'audio e tutto sia messo bene, non voglio problemi, vi prego per piacere, non fatemi bestemmiare che sono appena tornato a fare un video normale. Questa cosa qua non la comprendo, però va bene. Ok, adesso signori, siamo arrivati a Elianthus Town con un nome molto suggestivo e abbiamo un criminale che vedete lì all'angolo in alto, spero che lo vediate perlomeno. Ehi, ragazzo, vai via di qui. Ehi, no, vieni qui, scusatemi, le traduzioni proprio inverse. Ehi ragazzo, ho qui tre Pokémon. Devi sceglierne uno per un buon prezzo. Ti permetto di sceglierne uno per un buon prezzo. Ho un Rowlet, un Litten e un Poplio. Hot and ready, tipo belli pronti. Come lo tradurreste in italiano, hot and ready? Bella domanda. Fai la tua scelta. Ok, dobbiamo scegliere purtroppo tra i nostri aborti. Allora, voi gli aborti, cioè non voglio insultare la povera gente che apprezza questi Pokémon, ma io contro Litten e Incineroar c'ho un odio intrinseco e gli altri due sono però scegliamo Rowlet, ragazzi, come ho fatto nella mia prima giocata. Tra l'altro otteniamo Rowlet, gli diamo anche il soprannome che ho dato prima, che è una semi cheat a tantissime cose, tra le quali la Soul Link, che è Ghoul, perché essendo un gufo Ghoul. Avete capito voi, fan di Tokyo Ghoul? Sì che l'avete capito, cazzo, sì. Ok, perfetto, direi che possiamo andarcene. Adesso arriva la polizia che ci caccia il povero Cristo che corre a 100 all'ora. Perfetto, allora qui ci dirà che dobbiamo, se lo rivediamo, dobbiamo contattarli perché loro c'hanno il cazzo duro. Ok, perfetto. Allora, questa città, ragazzi, non la esplorerò in parte. Sapete, io non sono fatto per queste cose. Puntualmente sono entrato in una casa. Beh, a questo punto parliamo con sta gente, vediamo cosa fanno. Ho i bambini, ma... Ok, ho letto che non vivono più. Ho detto, perfetto, non è una cosa positiva. Invece non vivono qui, perfetto. Vediamo qua. Mi sono trasferito qui con mia sorella quando abbiamo saputo che questa città era piena di festività e un bel ritmo, insomma. Ovviamente questo non è più il caso. RIP, siamo diventati una città triste, signori. Allora, Elianthus City, perfetto. Allora, siamo arrivati in questa bellissima città che vi dico esploreremo poi. Qua abbiamo una palestra per informazione e se non sbaglio dovrebbe esserci anche un bellissimo centro Pokémon che andiamo a visitare, cosa che prima non ho fatto. Caruccio, mi piace, è fatto bene. Ok, perfetto. Ho i vari font di diamante e perla, se non sbaglio, e se non mi ha cambiato le impostazioni. Quindi GG, che sono i migliori, ragazzi. Quarta gen, bellissima, sono un po' sinofag oggi, ma dettagli. Allora, vediamo se c'è qualche strumento che prima non ho visto. No, e allora direi di apprestarci a entrare qua dentro per scoprire quello
che effettivamente io avevo intuito e poi che si era avverato nella scorsa giocata. Professore, che cosa è successo? Professore, cosa c'è che non va? Io pensavo, ti avevo detto di controllare questo posto quando me ne sarei andato. Noi, sei contento? I Pokémon sono scappati. I Pokémon che avevo depositato qui per questi tre ragazzi sono stati rubati. Sei contento? Noi, io avevo pianificato di... Vai fuori. Sì, signore. Molto autoritario. Ok, perfetto. In pratica cosa è successo? Che il tipo che ci ha dato lo starter prima se ne era ciulati i Pokémon del professore. Quindi noi in questo caso terremo il nostro bellissimo Rowlet. Gli altri si andranno a prendere quei due fantomatici Pokémon di cui stavamo per l'appunto discorrendo poc'anzi. Allora, tra l'altro, Rowlet ha la mossa fogliame, i moveset sono aggiornati alla settima generazione, questo è un fangame molto recente, quindi è tutto aggiornato alla settima generazione, non so sinceramente fin dove arrivi, non so niente, so solo che è aggiornato alla settima generazione e che sembra essere abbastanza figo. Allora, perfetto, teniamo 20 Pokémon che se le vendo ci faccio lo stipendio di un operaio, però a dettagli, perfetto, cioè ci hanno dato un patrimonio praticamente. Quanto 20 Pokémon sono... Un 4.000 poche dollari, cioè che praticamente devi sudarteli nel mondo, vabbè, dettagli, via, sì, andate, allora loro vanno a prendere i loro starter, noi siamo liberi da ogni male, come dopo aver recitato il Padre Nostro, e siamo finalmente fuori. Allora direi che visto che è durato molto di meno rispetto allo scorso video che è andato nel cesso, direi di esplorare un pochino la città. Tra l'altro non ho parlato con nessuno nell'orfanatrofio perché mi sembrava abbastanza inutile. Tra l'altro qua ci sono scatole a caso. Mi sembrava abbastanza inutile all'inizio del gioco, sinceramente. Tra l'altro ora mi sto chiedendo, nel mentre io sto parlando con la gente. Ah ok, si sono affrontati, va bene. Allora, nessuno mi vuole affrontare, arrivo io. Tra l'altro sarebbe figo fare una battaglia Pokémon prima di concludere l'episodio. Quindi ecco, vediamo se adesso che abbiamo un Pokémon nell'erba alta si può ottenere qualcosa. Sono curioso. L'intuito mi suggerisce di no. L'intuito mi suggerisce decisamente di no. Quindi niente, torniamocene da dove siamo venuti. Allora direi ragazzi, però visto che siamo veramente a pochissimo tempo, di uscire da questa parte, se la gente me lo concede, di vedere se riesco a entrare nell'erba alta. Qua siamo al percorso 1. Tu scusami. Ci sono un sacco di allenatori su questa. Ho notato, perfetto. Tre pozioni. La madonna, ma ragazzi, ma qua ci regalano le cose come se non ci fosse un domani, ma grazie. Allora, direi di non affrontare allenatori, ma di andare a vedere un po' di Pokémon selvatici, sperando che... Ok, attenzione, Pokémon selvatico... Sentret, perfetto, uccidiamolo seduta stante perché ci sta abbastanza sul culo. Allora, vedete che abbiamo fogliame ragazzi, quindi direi di utilizzarlo subito. Facciamo una bella battaglia, quella era l'animazione di frustata, sono sicuro al 200%. Tra l'altro chiedo Venia se magari nel commentary sono meno sciolto, meno fluido rispetto alla mia attività youtubica passata. Ma purtroppo le pause fanno un brutto effetto anche su di noi, è la famosa sindrome dello youtuber. Allora, fermi tu. Posso avere un Pokémon selvatico all'inizio che sia degno di essere preso nella mia squadra e di condividere la tavola con me medesimo per piacere? Muori. Guarda che mi avveleno. Dio Cristo! Dio! Devo sclerare subito. Devo sclerare subito. Va bene. Va bene, a noi piace così. Guarda che... Non hanno tolto il veleno, vi odio. Centro Pokémon, noi concludiamo qui l'episodio perché abbiamo fatto la nostra battaglia, abbiamo visto che ci sono i tumori. E niente ragazzi, magari poi in futuro vedrò, magari dopo aver stoppato l'episodio vedrò se c'è qualche Pokémon carino, esplorerò un po' le cose. Niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ripeto, questa potrebbe essere un'ipotetica serie future in cui io giocando vari fangame li valuterò alla fine, tipo Alessandro Borghese 4 ristorante, daremo un po' di 10, un po' di servizi, robe del genere. Spero che il video vi sia piaciuto, se così vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se ovviamente non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social, in particolare ragazzi, vi raccomando Discord, che ho aggiunto qui sotto in descrizione e nel quale quando avrò tempo potremo parlare in chat insieme, discorrendo insomma tante belle cose. Inoltre, come i soliti, sempre verdi Instagram e Telegram per rimanere aggiornati, in particolare Instagram, su Telegram più per parlare un po' del più e del meno. Che altro? Premete la campanella come ha suggerito il divino, che comunque ragazzi è lì dietro, voi ora non lo vedete perché la facecam è posta in un altro momento, non so più parlare, in un altro posto, ma questi sono dettagli. Io vi do appuntamento a un prossimo video che non so bene quando uscirà perché non so nemmeno quando uscirà questo video. E noi ragazzi ci becchiamo per l'appunto in un prossimo video.